Questa è Monza, la mia città, giusto qualche giorno fa. Non ricordo da quanto tempo non cadesse così tanta neve. Ecco, per il piccolo me, il fatto che cadesse la neve era una cosa che davo per scontata. Era inverno, cadeva la neve e io quindi passavo dei pomeriggi bellissimi a giocare con la neve, che è una cosa purtroppo che ho perso con gli anni perché la neve non è più caduta. Ho rivissuto qualche giorno fa ed è stato bellissimo, è stato ecco un tornare un po' al passato. Il mio inverno era costellato da neve, ovviamente cibo, fumetti e cortometraggi. Ecco, la neve non posso venire a casa vostra a farvela cadere. Il cibo, spero che le vostre madri o chi si prende cura di voi ve lo prepari. I fumetti lasciamoli a qualcun altro perché qua siamo su Piume Animate, nuovo video da oltre 7 mesi, mi sembra, per cui andiamo a parlare immediatamente dei cortometraggi migliori per trascorrere l'inverno. Così anche per i poveri miserabili, come direbbe la pelata persona di Oscar Giannino, da cui non è caduta la neve, potranno immergersi nelle atmosfere invernali. Sigla. Alla quinta posizione di questa top di corti invernali troviamo The Heart of Skiing del 41 per la regia di Jack Kinney. Ecco, se si parla di cortometraggi invernali, l'arte di sciare non può assolutamente mancare, quanto già dall'inizio vediamo Pip in una baita di montagna che se la dorme della grossa, sepolto sotto chili di coperte e di borse dell'acqua calda, un'esperienza incredibile che consiglio a chiunque di fare. Con questo cartone prende il via ufficialmente la sottocategoria How-to della serie di Pippo. Si tratta di una serie di cortometraggi in cui il tontolone è alle prese con diverse discipline, sciorinate tramite delle seriose lezioni. In questa prima fase si parla soprattutto di sport e qui in particolare si parla di sci. Una figura ricorrente di questa tipologia di cortometraggi è il narratore, una voce fuori campo che cerca di illustrare in maniera molto composta quello che si dovrebbe fare per appunto eccellere in quella particolare disciplina o pratica. La comicità che c'è in questo corto, ma che fa parte di tutti quelli della serie How To, scaturisce proprio dalla distonia tra la flemma del suddetto narratore e i disastri che invece combina un Pippo, in questo caso, ma anche in tutti gli altri, veramente molto molto espressivo, elastico e molto dinamico. Una gustosa curiosità di questo corto è che proprio qui Pippo inizia a emettere il suo leggendario ululato durante le cadute dal precipizio, che so che tutti voi avete presente e che i profumati chiamano Goofy Holler. Visto che appare proprio in questo corto, c'è da credere che sia un rimaneggiamento del tipico yodel montanaro. Per la quarta posizione, la luce è andata a farsi un viaggio a Honolulu, ma a noi va benissimo così. In quarta posizione, per l'appunto, troviamo Duck the Halls del 2016, che tutti quanti voi sicuramente conoscerete. Per i tantissimi, immagino che si saranno chiesti che minchia è Duck the Halls, è presto detto, è uno speciale di Natale prodotto da Paul Radish e dal suo team creativo, che negli ultimi anni si è occupato del rilancio dei personaggi Disney in animazione. Paul Radish è un nome abbastanza noto nell'ambito dell'animazione perché si è occupato per esempio delle Super Chicche, del laboratorio di Dexter, di Samurai Jack, e ha preso i personaggi Disney, li ha immersi in una miscela inusitata, ma secondo me molto efficace, umorismo dissacrante, innovazione ben congegnata, ma tutto rimanendo nel solco della decennale tradizione disneyana. Prima di iniziare a parlare di Duck the Halls, devo chiedere a tutti i nostalgici e puristi che per telefonare escono di casa, mettono il gettone e compongono il numero con la cornetta di fare un bel respiro. Va tutto bene, va tutto serenamente, niente è cambiato, ma Duck the Halls parte da una premessa particolare. Duck the Halls prende le mosse dalla rivelazione che i paperi migrino. Esatto, cioè si mettano le cose in saccoccia
e partano alla volta del sud. In questo Christmas special, quindi, la famiglia dei paperi è costretta appunto a svernare e ci viene quindi spiegato che i palmipedi non abbiano mai festeggiato alcun Natale, in piena contraddizione con qualsiasi cosa ci sia stata raccontata in precedenza, sia in animazione che nei fumetti. Paul Radish riconnette i personaggi al loro statuto più animale, rinnegando in parte la fondamentale lezione per cui paperi e topi siano in realtà effettivi esseri umani, ma solo disegnati come animali antropomorfi. L'animatore lo fa però con una consapevolezza rara e delicata, totalmente funzionale alla stupefacente storia che intende raccontare. Radish e il suo team utilizzano i personaggi in piena libertà, evitando di rimanere invischiati nella tradizione e sfruttando di volta in volta gli spunti per riuscire a meravigliare e a divertire lo spettatore. La sua è più un'ode all'inventiva, alla risata e alla libertà espressiva. Lo so, ormai qualche fegato sarà esploso. Però fidatevi quando vi dico che Duck the Halls narra un'avventura nuova, dirompente, armoniosa, esilarante, matura e toccante. Figa, quanti aggettivi! Comunque, a dispetto della questione migratoria, i personaggi sono caratterizzati in maniera umanissima e tridimensionale. Non mancano le situazioni da commedia slapstick e si ride tantissimo, ma i protagonisti affrontano soprattutto situazioni e problemi complessi. Paperino desidera vivere almeno un Natale, i suoi amici lo amano e cercano di accontentarlo, Topolino in particolare gli vuole un bene dell'anima, ma soprattutto Paperina lo ama, e lo ama anche tanto. Duck the Halls si smarca dai classici cliché degli speciali natalizi e sforna un'ennesima perla nel panorama dell'animazione Disney contemporanea. Guardatelo come si beve una tazza di tè, senza troppi pensieri, con calma e con gusto. Tropical smoothie. Sul terzo gradino del podio troviamo una storia triste, quasi sofferta. Ma, cosa più importante, troviamo una storia. Questa premessa la faccio perché il corto in questione è del 32, quindi molto vecchio, e fino a quel momento nessun cortometraggio Disney aveva raccontato una trama così articolata. Anzi, quasi non aveva raccontato una trama, perché quello che cercava di fare Walt Disney fino a quel momento, quindi fino all'uscita di Mickey's Good Deed, che è appunto il nostro terzo cortometraggio, era far combaciare azione e musica. Qui si va oltre, si dice raccontiamo una storia effettivamente. Per la prima volta si lasciano da parte gag, danze, siparietti in favore di un racconto straziante, così crudo e commovente che pare strappato dalle pagine di un libro di Dickens. La parabola, perché questo è quello che sembra, mostra Topolino e Pluto poveri diseredati, ridotti a suonare strada per quello che si scopre essere una manciata di pezzi di ferraglia. Ma l'episodio non si concentra sulla miseria di cane e padrone. Con un interessante montaggio alternato, il regista Bart Gillett ci mostra la situazione di una famiglia benestante, rappresentati come dei maiali, e di una nullatenente con tanto di lisca di pesce che nuota nella boccia. Proprio per aiutare questi ultimi, Topolino fa una cosa inaspettata. Decide di vendere Pluto al viziato bimbo maiale. Il gesto, tanto eclatante quanto ben raccontato, porta a un finale di una dolcezza disarmante e tutt'altro che banale. Un corto di quelli che ti scaldano il cuore e fanno bene all'anima. Vorrei introdurre i cortometraggi, sì, perché sono due, in questa seconda posizione, con una riflessione. A volte, secondo me, diamo troppe cose per scontate. Magari il tempo, l'abitudine, il cinismo, sono cose che magari ci fanno perdere un po' di stupore, quindi finiamo di meravigliarci per la magia. Anche le cose più meravigliose passano un po' in sordina, non ce ne accorgiamo più. Il 30 luglio del 1932 quella magia accade. Columbia Pictures distribuisce Flowers and Trees, prima Silly Symphony a colori, che vince l'Oscar per la neonata categoria miglior cortometraggio d'animazione, che era stata proprio introdotta per premiare questa innovazione straordinaria. Il procedimento utilizzato è quello a tre colori, nuovissimo, offerto dalla società Technicolor. È talmente superiore al precedente metodo a due colori che Walt Disney si convince
riesce ad adoperarlo cestinando le sequenze in bianco e nero realizzate fino a quel momento, nonostante le perplessità del pragmatico fratello Roy. Il successo di questa innovazione è tale da risollevare l'intera serie delle sinfonie allegre, in quel periodo adombrata da quella principale di Mickey Mouse. Questo porta a nuovissimi corti di eccezionale fattura. Due di questi sono quelli che troviamo in questa posizione, Santa's Workshop del 32 e The Night Before Christmas del 33, che sono in perfetta continuità narrativa. Il primo infatti ci mostra i preparativi per la partenza di Babbo Natale, il secondo la sua visita presso una casa di orfanelli. Le coreografie e le atmosfere sono gestite magistralmente dal regista Wilfred Jackson, che dirigerà in futuro La Gallinella Saggia, il corto di esordio di Paperino, e autentici capolavori come la sequenza A Night on Bald Mountain e Ave Maria del film Fantasia. Il Babbo Natale qui ritratto è un omone simpatico e bonario, dalla risata calda e fragorosa. È vestito di rosso e di bianco. La Coca-Cola ha cominciato a mostrarlo così dall'anno precedente nelle sue pubblicità, ma ancora prima ci avevano pensato l'azienda White Rock e la rivista satirica Puck. C'è dunque da considerare queste Silly Symphonies, che vantavano un'ampissima distribuzione, come fondamentali per la costruzione della figura di Santa Claus nell'immaginario collettivo occidentale. I colori scintillanti, Babbo Natale che distribuisce gioia e allegria, gli elfi che costruiscono i giocattoli, gli orfanelli che accorrono stupiti ed entusiasti. Santa's Workshop e The Night Before Christmas sono racconti che odorano di miele e cannella, ti scaldano e ti fanno stare bene. Prima di scoprire il segreto di Pulcinella, ossia il cortometraggio invernale in prima posizione, andiamo a fare una menzione d'onore. Una menzione d'onore che mi dispiaceva lasciare fuori onestamente da questa selezione di corti invernali, perché mi ha sempre sinceramente fatto spicciare dalle risate. Chiamatemi sempliciotto, ma lo spunto narrativo di Paperino e Nipotini, che si danno un sacco di mazzate, in animazione mi ha sempre fatto crepare dal ridere. Donald Snowfight è uno dei cortometraggi secondo me più validi sotto questo punto di vista, vuoi per l'ambientazione invernale che permette robe fuori di testa come proiettili di ghiaccio, fortini di neve da espugnare, addirittura delle navi da guerra fatte di ghiaccio, vuoi per l'umorismo slapstick, che in questo caso è particolarmente dinamico, vivace ed efficace. Donald Snowfight è uno dei cortometraggi secondo me migliori in cui Paperino e Nipotini se le danno. Ve lo consiglio come farebbe Barbara D'Urso, col cuore. Mi permetto una chicca finale. Diretto da Jack King, questo cortometraggio fu scritto niente poco di meno che dall'immenso Carl Barks, che all'epoca lavorava ancora negli studios. Qualche tempo dopo appunto il passaggio alla carta stampata, Carl Barks adattò questa storia a fumetti in una 10-pager molto divertente dal titolo Paperino e l'Uomo di Ferro. Potete posare i forconi perché al primo posto ovviamente c'è lui, il sovrano dei corti Disney invernali, il canto di Natale di Topolino dell'83. Onestamente non credo che questo sia il luogo migliore per approfondire la lunga vicenda produttiva e l'impatto artistico che ebbe quel particolare mediometraggio. Infatti ci ho scritto un articolo che vi invito a recuperare sul nostro sito, si intitola Ecco perché il canto di Natale di Topolino è un capolavoro. Ecco, è un capolavoro. È un capolavoro per tanti motivi, non ultimo perché dimostrò che gli standard characters, ossia i paperi e i topi, potevano ancora dare tanto in animazione. Da 30 anni Topolino non appariva in animazione e quel cortometraggio lì riuscì effettivamente a far brillare ancora una volta la sua stella. Poi confermò anche Paperone come funzionante, come efficace in animazione, non era scontato. Diciamo che ci sono tante cose da raccontare, onestamente riassumendole qui potrei sembrare riduttivo o banale o sacrilego per alcuni profumati. Io vi consiglio semplicemente di recuperare il mio articolo a riguardo, ma soprattutto di riguardare il mediometraggio, perché onestamente non credo ci sia un cortometraggio più adatto a scaldare il cuore e l'anima durante il freddo inverno.
Sicuramente arriverà un video dedicato solo ed esclusivamente al canto di Natale, che però non potevo esimermi dal incoronare appunto sovrano dei corti Disney invernali, perché è un racconto semplicemente delicato ed efficace, sintetico, ma che proprio nella sua sintesi secondo me trova una forza espressiva ed emotiva incredibile. Ci sono alcune scene che sono di grande recitazione di questi personaggi. Penso per esempio al confronto tra Ebenezer Scrooge e Jacob Marley, alla scena del fantasma dei Natali Futuri, un incredibile Pietro Gamba di Legno. Sono tantissimi gli elementi che bisognerebbe analizzare e quindi vi invito ancora una volta a leggere il mio articolo per riuscire ad avere un quadro sicuramente più ampio di quello che potrei fare qui io adesso. Una cosa che però vorrei fare e mettere qualche puntino su qualche i. Quando il mio articolo uscì, il giorno di Natale del 2020, molte persone dissero che no, il canto di Natale di Topolino non era un capolavoro perché esistevano degli adattamenti dell'opera di Dickens migliori, più riusciti, per esempio Festa in casa Muppets o A Christmas Carol di Zemeckis, e che il canto di Natale di Topolino non era fedelissimo alla storia di Dickens. Questo è vero. Ma è un discorso diverso, è un discorso diverso perché il canto di Natale di Topolino riuscì veramente a ridare luce e speranza agli studios in un periodo buio. Riuscì anche a confermare che se si amano i personaggi Disney, i paperi e i topi, i standard characters, e si sapevano usare e mettere in scena, si poteva tirare fuori della roba meravigliosa. È una pietra miliare questa, è per questo che il canto di Natale di Topolino è un capolavoro. Non tanto perché sia più o meno fedele o perché sia la migliore trasposizione dell'opera di Dickens, quello è un altro discorso. Quello di cui parlo nell'articolo è proprio diverso. Il suo valore artistico, è il valore artistico di qualsiasi adattamento, non è per forza collegato alla fedeltà o meno del materiale di partenza. Questa è una mia opinione, ma ci tengo a esprimerla. Scusate per questa chiosa vagamente polemica, ma vi assicuro che non c'era volontà di fare polemica, ma semplicemente appunto di mettere i puntini sulle i, perché come direbbe il caro colui che veglia, quando ce vo', ce vo'. Comunque io spero che questa selezione di cortometraggi invernali abbia portato un po' di neve ai poveracci che non l'hanno avuta quest'anno, e io vi auguro semplicemente di passare un sereno inverno, sia ai neve dotati che ai non neve dotati, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Piume Animate, che presumibilmente sarà tra altri 7 mesi. Un caldo saluto a tutti. Vorrei fare una menzione d'onore per un cortometraggio che mi ha sempre onestamente fatto spisciare dalle risate. Ma come cazzo sto parlando, figa? Un cortometraggio che mi ha sempre fatto spisciare dalle risate, ma che mi avrebbe dispiaciuto, si dice così, mi sarebbe dispiaciuto. Madonna, che testa di minchia. Sto parlando di Donald Slowfire. Sul terzo gradino del podio troviamo un cortometraggio molto vecchio del 32, Mickey's Good Deed del 32. Figa. Questa è una mia opinione, ma ci tengo a esprimerla. E ci tengo anche che questa. Chiudiamo qua, che è andata bene così, non esageriamo.